Buongiorno a tutti, cari amici, vicini e lontani. Sono il vostro dottor Vincenzo Squadrone che vi parla da Torino, presso l'ospedale delle Molinette. Il mio e il vostro no, motto deciso che per quest'anno sarà non smettere mai di imparare. Questa è la cosa che mi è venuta in mente. C'è qualcosa che ci guidi e che ci dia un obiettivo, no? L'obiettivo è esattamente questo. Ci ho pensato molto e quindi mi è sembrata che la cosa più propria, proprio per il tipo di formazione che stiamo facendo e tutto, sia questo, cioè di non smettere mai di imparare. Stiamo trattando il tema degli iceberg della medicina e in particolare stiamo parlando di polmonite e ARDS. Oggi siamo arrivati appunto a parlare e discutere sulle tipologie di ARDS. Andiamo pure avanti, vediamo le cause principali di ARDS che sono riuscito a individuare, no? Vedete? Arriva da un articolo che diciamo del giugno del 2012 che cioè, prende comunque come esempio e come riferimento la definizione di Berlino di ARDS che è stata pubblicata, cioè l'ultima pubblicata. Quindi in queste cause di ARDS cioè abbiamo la definizione di ARDS che corrisponde a quella data a Berlino nel 2012. E vediamo che le cause maggiori, vi non sono messe tutte perché nelle altre che sono 13% ci rientrano tante altre cause di tipo diverso. Però vediamo che le cause principali sono in ordine di frequenza la polmonite, cioè quindi la ARDS che si sviluppa dopo e durante una polmonite, la sepsi severa, la sepsi severa che è quella anche questa con la definizione che è recente. La sepsi severa che può essere anche causata dalla polmonite, quindi polmonite e sepsi severa rientrano generalmente in gran parte nelle cause infettive, anche se sappiamo bene che la sepsi, portandosi dietro anche la disfunzione d'organo, può partire anche da cause non infettive. Soprattutto dalla nuova definizione, questo lo sappiamo. Teniamone conto, qua non ne potevano tenere ancora conto perché la nuova definizione è uscita circa 4 anni dopo, però ricordiamoci sempre, e forse questo diciamo fetta sarebbe stata anche probabilmente più grande perché avrebbe incluso parte delle cause che adesso e sono entrate nella fetta delle altre cause. Però teniamone conto che la sepsi severa riconosce anche cause di inizio che non sono infettive ma sono traumatiche. Vi faccio l'esempio, la pancreatite è una di queste cause, l'ustione grave, eccetera, eccetera. Poi c'è un'altra causa che è la cosiddetta aspirazione, cioè polmonite, perché poi l'abbiamo vista classificata nelle polmoniti da aspirazione. Cioè le polmoniti in cui entrano nelle vie aeree liquidi che normalmente vengono aspirate no, nei polmoni provenienti sia dallo stomaco a causa del vomito, oppure possono arrivare anche da diciamo, sostanze che noi assumiamo dall'esterno. Poi il trauma, vedete qua, che può essere anch'esso causa di sepsi o no. Quindi un trauma anche diretto polmonare può essere causa di ARDS.
causa di, quindi appunto un trauma diretto polmonare, eccetera, eccetera. Più altre cause, come vi ho detto, tipo la pancreatite, i grandi ustioni, eccetera, eccetera, anche queste possono diventare, a causa del, diciamo, infiammazione violenta che provocano, che generalmente può diventare da un'infiammazione locale a un'infiammazione sistemica, e l'infiammazione sistemica può diventare, se colpisce vari organi, può diventare una sepsi severa. Da SIRS a sepsi severa. Andiamo avanti. Vediamo cause e sintomi di questa sfigura con anche di fianco le varie diciamo, diapositive dell'esame radiologico, in questo caso della TAC. Vedete, sono messe in fila, no? Abbiamo una fila A, una fila B e una fila C, poi vedremo cosa significano. Però vediamo tra le varie cause di nuovo. Contusione polmonare, trasfusioni massive, la sindrome la coagulopatia da diciamo disseminazione intravascolare, nel senso la cosiddetta DIC in inglese, CID in italiano. Questa coagulopatia che scatena diciamo, la cascata coagulativa ed è dovuta a vari traumi o malattie infettive, eccetera, eccetera, la malaria, un problema diciamo, intracerebrale, no? Emorragia, ictus, eccetera, eccetera. Poi l'inalazione, vedete, di fumi che possono essere nocivi, la sepsi, lo shock ipovolemico, le ustioni severe, malattie acute del fegato, alcuni tipi di tossine tipo il paraquat, l'aspirina, l'eroina, tossiche, eccetera, eccetera, la pancreatite acuta, cose di cui l'aspirazione gastrica. Abbiamo visto, e quindi ripercorre, diciamo, in maniera più figurata, ci fa vedere il diabete, il chetoacidotico, il trauma da contusione polmonare, il bypass cardiopolmonare, cioè tutte cause che avevamo già visto nella nostra torta prima, cioè, però un pochettino più approfondite. Nell'altra parte della diapositiva vediamo invece il risultato. Sempre nello stesso polmone, eh? Vediamo il risultato prima e dopo l'applicazione della ventilazione meccanica. No? Vedete un po' com'è si presenta, aspettate un attimo, eccola qui, nella colonna più a sinistra, come si presenta il quadro polmonare di ARDS con zone più o meno ventilate, no? E zone invece più consolidate, come si vedono tre quadri diversi da ARDS, come si presentano gli stessi quadri dopo ventilazione meccanica, applicazione della PIP, eccetera, eccetera. Quindi la ventilazione meccanica può cambiare chiaramente il quadro radiologico del nostro polmone. Bisogna stare molto attenti perché guardate questo polmone che è molto consolidato, si è dovuto, diciamo, per riaprirlo, utilizzare pressioni molto più elevate che negli altri due casi, e ne vediamo il risultato. Il risultato è, vedete, questa grossa bolla, questo PNX possiamo chiamarlo, dovuto a rottura del polmone, no? Oppure vedete queste zone, soprattutto in quest'altro caso, in cui vediamo che ci sono i segni di una sovradistensione, no? Del polmone. E qui invece diciamo che sì, il polmone agli apici è sempre più rarefatto, però vediamo che si mantengono zone in cui la ventilazione non è ancora perfetta, però abbiamo riaperto le zone consolidate di cui sono rimasti dei lievissimi segni, però diciamo la situazione è molto migliorata.
mentre la situazione, diciamo, del più basso, della linea più bassa, della linea C, vediamo che per riaprire il polmone, che era molto più consolidato e tutto, si sono provocati dei danni importanti a livello polmonare. Vediamo un po' i fatti sono che il 23% dei pazienti, un'altra causa di ARDS, il 23% dei pazienti ventilati sviluppano in qualche modo a causa del trauma ventilatorio e della susseguente infiammazione polmonare chiamata bili del polmone dovuta a ventilazione, sviluppano ARDS. Di questo 23%, il 40% dei casi non non è diagnosticato, no? E inoltre l'ARDS dovuta a questo tipo di danno normalmente ha una mortalità che può essere anche superiore o intorno al 45%. Chiaramente dipende dalla severità dell'ARDS che si sviluppa, chiaro. ARDS più lievi chiaramente avranno delle mortalità molto inferiori, mentre ARDS più gravi, vi ho detto, raggiungeranno questi limiti che qua sono riportati. Un'altra notizia, questa più di follow-up, è che circa il 50%, se non di più a volte, dei pazienti non ritornano al lavoro nel primo anno, da quando vengono dimessi dalla terapia intensiva, cioè da quando i pazienti vengono dimessi dalla terapia intensiva, normalmente passa più di un anno, nel 50% dei casi, prima che il paziente sia in grado di tornare all'attività lavorativa. Passiamo ai segni clinici, no? Che noi possiamo rilevare nel paziente con ARDS. Qui sempre ci rifacciamo alla classificazione che ci ha dato, diciamo, la definizione di Berlino, quindi in lieve, moderata, e severa, e vediamo come i segni clinici, vabbè, sono questi qua, chiaramente, diciamo che sono, non dico un'escalation, però più ne abbiamo, chiaramente, e più probabilmente abbiamo sviluppato una malattia grave, no? Quindi c'è sempre, io direi, la tachipnea, cioè una frequenza respiratoria aumentata con o senza iperventilazione. Cioè tachipnea vuol dire solo che è aumentata la frequenza respiratoria, ma possiamo sempre avere tre, diciamo, situazioni di tachipnea. Una situazione in cui la tachipnea riesce a ottenere un buon scambio di gas. E quindi questa tachipnea dà una ventilazione, diciamo, tutto sommato normale, no? Cioè normale e adeguata alla situazione clinica che il paziente in questo momento sta soffrendo. Un respiro corto, cioè dovuto anche da un momento, siamo sempre nella, scusate, mi sono dimenticato gli altri due tipi di tachipnea. Possiamo avere una tachipnea invece in cui abbiamo iperventilazione, cioè il paziente riesce a iperventilare, nel senso che la sua ventilazione minuto alveolare è superiore a quella normale, per cui gli scambi dei gas addirittura fanno vedere, in questo caso, una CO2 ridotta. Quindi il paziente iperventila, quindi ha aumentato la ventilazione minuto in maniera, diciamo, più elevata di quella che serve ad avere degli scambi assolutamente normali. Ma ci può essere anche una situazione addirittura contraria, cioè il paziente ha una tachipnea, ha una frequenza respiratoria aumentata, ma addirittura non riesce a raggiungere un volume minuto di ventilazione sufficiente a garantirgli degli scambi normali.
e vedremo poi che possiamo saltare decisamente per esempio, al sintomo dell'estrema fatica respiratoria per cui il paziente non ce la fa, nonostante la tachipnea, non ce la fa, non ha la forza di ventilare un tidal volume sufficiente per dargli degli scambi normali. Abbiamo un accorciamento chiaramente del tempo del respiro perché appunto risente della tachipnea, cioè del fatto che abbiamo aumentato la frequenza respiratoria. Quindi il tempo a disposizione per respirare per ogni atto respiratorio si è ridotto. Poi vi è l'ipossemia, che è una delle altre sintomi per cui noi ci accorgiamo che c'è un problema respiratorio. La cianosi, che è collegata al fatto che comunque l'emoglobina non è sufficientemente ossigenata e quindi il colorito della nostra cute, soprattutto nelle estremità, può diventare più scuro. Poi abbiamo l'ipercapnia, l'ipercapnia che si riconduce a una delle situazioni che vi ho detto della tachipnea, no? Abbiamo una frequenza aumentata, ma paradossalmente abbiamo un volume minuto ridotto. E quindi lo scambio di CO2 non avviene in maniera corretta e il paziente tecnicamente possiamo dire che ha la tachipnea ma ipoventila. L'estrema fatica l'abbiamo già detto, la confusione mentale chiaramente dovuta molte volte si associa alla confusione, si associano varie cause, no? Molte volte la confusione mentale può essere dovuta sia alla malattia che ha causato la RDS, sia all'RDS stessa che causando diciamo, una riduzione dell'ossigenazione del sangue provoca a livello cerebrale questo tipo di confusione. In più la febbre che contribuisce aumentando tra l'altro il consumo di ossigeno richiesto al nostro organismo. Vediamo come si distribuiscono alcuni di questi fattori. Nei vari tipi classificati a Berlino, no? Vediamo come diciamo RDS di tipo lieve normalmente ha degli scambi di PF che si aggirano tra i 200 e i 300 con una PIP di almeno 5 centimetri d'acqua. Questo gruppo di pazienti sono circa il 22% dei pazienti che vengono colpiti da RDS e con una mortalità del 27%. I pazienti invece con diciamo, PF tra 100 e 200, sempre con almeno 5 di PIP, sono il 50%, cioè che soffre di RDS moderata, del totale dei pazienti con RDS. Però la mortalità vediamo che è cominciata già a salire ed è arrivata al 32%. Nel gruppo dei pazienti severi, cioè quelli che hanno meno di 100 di PF e una PIP applicata almeno di 10 cm d'acqua, se non superiore, sono di nuovo un terzo più o meno, quindi un quarto, scusate, dei nostri pazienti, il 28%, però qui la mortalità, come nel caso precedente, nel caso di RDS severa, la mortalità raggiunge, ahimè, purtroppo il 45%. Qui abbiamo altri due metodi, vedete, in cui compaiono l'indice di acqua extrapolmonare, che è superiore a 10, oppure l'indice di permeabilità vascolare a livello polmonare che deve essere superiore a 3, tutti e due indici derivati dal monitoraggio un po' più invasivo che viene proposto dal picco e che ci servono soprattutto per dimostrare e per far vedere come il nostro polmone è diciamo, ripieno di liquido, non vera e propria acqua, ma
ma ripieno di liquido infiammatorio reattivo alla malattia, oppure, come vi dicevo, abbiamo visto, l'RDS colpisce prevalentemente subito come primo, diciamo, input, va a colpire e parte dal danno endoteliale. E dal danno endoteliale chiaramente abbiamo questa fuoriuscita di liquidi e con aumento di permeabilità e di leak capillare. Questa figura che vedremo anche altre volte, la cosiddetta figura di questo studio di Gattinoni e Pesenti, in cui fanno vedere un polmone colpito da RDS, in cui vediamo chiaramente delle aree che sono, diciamo, ventilabili ancora, o almeno facilmente reclutabili durante la ventilazione, e che corrispondono al cosiddetto baby lung, no? Cioè le aree che noi riusciamo a ventilare, che dovremmo, secondo, la teoria che ci propongono i due autori, che sono le aree che dovremmo, tentare di ventilare. E invece abbiamo delle aree di condensazione in cui, secondo loro, tentare di riaprirle o comunque di ventilarle può essere dannoso, come abbiamo visto qualche diapositiva fa, in cui si riaprivano aree importanti e consolidate, però causando danno polmonare. Quindi la loro idea è: attuiamo una ventilazione che ci permetta di ventilare il polmone residuo ancora ventilabile e in condizioni meno danneggiate. Rinunciamo momentaneamente a tentare di riaprire e ventilare aree consolidate, perché questo ci può portare a un danno ulteriore. Di nuovo vediamo sempre un quadro di RDS. Sempre un attacco ingrandita rispetto a quella che abbiamo vista prima, e vedete come abbiamo appunto delle aree in cui vabbè, c'è una riduzione, dice qui la scritta chiara, visibile, della capacità ventilatoria del polmone, della capacità totale del polmone, e abbiamo queste aree posteriori consolidate, che rendono conto appunto di questa riduzione, però è come se noi avessimo improvvisamente un polmone più piccolo del normale e ci accontentiamo di ventilare quello. Il resto del polmone lo consideriamo momentaneamente diciamo compromesso e non ventilabile. Di nuovo sempre la stessa figura, no? Abbiamo aree, vediamo che qui si vede molto bene, soprattutto che nelle aree, diciamo, migliori, se riesco a far muovere questa freccia, che no, non si muove, eccola lì, è lassù. Comunque, se si muove questa freccia, niente, vedete che le aree superiori, soprattutto le aree che sembrano meno colpite, però si vede come l'interstizio sia molto più imbevuto di liquidi e molto più spessito rispetto al polmone sano. Andiamo avanti. Di nuovo una situazione che ricorda molto la prima diapositiva, che abbiamo visto 4-5 diapositive fa, in cui le aree di consolidamento e poco ventilate sono abbastanza tutto sommato ridotte, sì, sono ridotte. Io stacco un attimo questo e provo cosa, ma nemmeno questa si muove, quindi non possiamo utilizzare, paura, eccola qui, utilizziamo la freccia, vedete, sono ridotte, c'è molto, vedete, il broncogramma aereo, e vediamo come l'interstizio è chiaramente spessito e più diciamo imbevuto di liquidi rispetto al polmone normale.
abbiamo qualche area di consolidamento, soprattutto in questa zona, però la situazione, diciamo, sembra un polmone che con una ventilazione nemmeno troppo aggressiva può essere migliorato e ventilato soprattutto in maniera sostanzialmente favorevole. Vediamo invece qui in cui, una situazione in cui invece la ventilazione è stata molto aggressiva e il risultato non è stato granché favorevole. Vedete questi esiti in cui abbiamo questa parte superiore del polmone anche di qua, qui bolle sono molto più grosse, confluenti, qua le bolle sono più piccole e più distanziate, ma non è detto che nel tempo non diventino anche esse confluenti. Vediamo come il tentativo probabilmente di avere una buona ossigenazione e di reclutare tra il poco polmone di mastro anche le aree consolidate ha portato nelle zone superiori in cui chiaramente spesso ci sono le aree più ventilabili, ha portato ad avere un surplus, una pressione molto elevata, una iperdistensione alveolare che ha portato chiaramente alla distruzione dei setti alveolari e questo è il risultato purtroppo di una ventilazione meccanica molto invasiva, molto traumatica. Passiamo all'attore del giorno. Dell'anno ormai, che è il Covid-19. Il Covid-19 ci chiediamo tutti, parte come polmonite o parte già con l'imprimatur di RDS, oppure tutte e due le cose, no? Può partire sia come polmonite o trasformarsi in RDS, oppure partire già con un danno notevole, molto rapido, che parte già con le caratteristiche dell'RDS. Cioè, come abbiamo visto, parte direttamente dal circolo, distrugge l'endotelio e arriva agli alveoli, passando attraverso l'interstizio che viene invaso di sostanze infiammatorie dovute alla reazione dell'organismo all'infezione. Oppure può partire attraverso l'inalazione, provoca la polmonite, distruzione alveolare, raggiunge l'interstizio, infiamma l'interstizio, finalmente raggiunge anche l'endotelio. Oppure si incrociano le due cose a metà strada, cioè si può avere sia la polmonite sia il danno endoteliale in contemporanea e quindi abbiamo una forma mista. Qui vediamo come in questo caso facciamo partire, diciamo, l'insulto che poi ci porterà al problema respiratorio da un insulto che coinvolge, in questo caso un'emorragia cerebrale, coinvolge da contusione probabilmente, coinvolge primariamente il cervello. Che è il primo, diciamo, gradino da cui parte tutto quanto, no? Vedete che l'infiammazione reattiva che si ha a livello cerebrale passa a diventare una, diciamo, una condizione infiammatoria che diventa sistemica, no? E che è il secondo, diciamo, step. E da lì questa situazione generale si sta generalizzando tutto l'organismo, colpisce il polmone, vedete, e può causare un quadro di RDS, in questo caso che colpisce di più il polmone di destra rispetto al polmone di sinistra. Oppure, diciamo, vedete, arriviamo a varie situazioni, no? In questo caso, vedete, probabilmente in questo caso di RDS possiamo dire che potrebbe esserci anche un livello di PIP inadeguato, pare molto difficile regolare la PIP e la ventilazione in due polmoni così diversi. Comunque potrebbe esserci appunto un problema di PIP e di volume per cui il polmone di destra è
ventilato in maniera, cioè, è poco, è molto meno ventilato rispetto al polmone di sinistra. Questo insulto, diciamo, cioè, può anche, diciamo, sovrainfettarsi e quindi causare un'infezione. Oppure si può arrivare a dover ricorrere alla chirurgia in caso di ipertensione endocranica, per tentare di decomprimere il cervello sottoposto a questo insulto. Vediamo l'evoluzione patologica spesso del Covid, no? In questo caso vediamo come penetra primariamente nelle vie respiratorie, negli alveoli, dove produce, vedete, un danno acuto respiratorio che può superare il livello alveolare, come abbiamo detto, e trasformarsi in una sindrome tipo RDS. L'accumulo di fluido nei polmoni chiaramente già dall'inizio ostacola la normale respirazione del polmone. In questo caso vediamo che sembra più colpito uno dei due polmoni, quindi sembra più monolaterale il danno che altro, e vediamo appunto come qui la paziente che tossisce tutto diventa, oltre ad ammalarsi, diventa una fonte essa stessa di coronavirus. Quindi questi coronavirus possono essere i coronavirus che stanno penetrando nell'apparato respiratorio della paziente, o quelli che lei sta mettendo in circolazione attraverso la tosse. Vediamo come possiamo diciamo trattare insufficienza respiratoria, che in questo caso viene già definita come RDS. Ricordiamoci che la divisione di Berlino non tende a distinguere facilmente la polmonite dall'RDS, e perciò l'insufficienza respiratoria normalmente, basandosi soprattutto sulla PIP utilizzata e sul PF, normalmente confondono, no? Perché sono fuori, sono il risultato di una malattia, cioè lo scambio respiratorio alterato e la PIP necessaria, e c'è cioè la terapia necessaria per quel tipo di insufficienza respiratoria. Sono la conseguenza di una malattia, ma a livello isto-anatomo-patologico non ci dice nulla. E quindi è difficile capire fino a che punto stiamo parlando di polmonite e fino a che punto stiamo parlando di RDS. Comunque qua viene trattata appunto per la definizione di Berlino in base al PF, quindi vediamo come questa sindrome già etichettata come RDS bisogna comportarsi. Intanto partiamo dalla prevenzione, no? Prevenzione, vedete. In circolo abbiamo la rassolizzazione, cioè abbiamo il germe che gira nell'aria, no? Gira nell'aria, si accumula sulle superfici, eccetera, eccetera. Per proteggerci in maniera efficace dal virus che gira nell'aria, cioè da quello che viene rilasciato e messo in circolazione dai pazienti già infetti, normalmente vedete qua usano una maschera di tipo FFP2, che è una maschera, diciamo, che protegge chiaramente molto di più di quella chirurgica, e serve appunto per tentare di evitare di inalare il germe se ne veniamo a contatto a livello aereo, no? Se a un certo punto abbiamo un'insufficienza respiratoria che viene giustificata e rilevata grazie al LEGA, quindi al livello di gas che noi vediamo nel sangue, vediamo come già individuiamo due tipi di
diversi di RDS in base al PF, no? Cioè, pazienti che hanno un PF superiore a 200, quindi vengono classificati nella mild RDS, e pazienti che l'hanno inferiore a 200, che poi può anche essere inferiore, vedete, a 150 e diventare ancora più grave. Vediamo come pazienti inferiori a 200 possiamo fare una terapia virale per la polmonite, che diciamo, utilizzare anche la NIV o la CPAP col casco. Normalmente si usa col casco, io sono, come sapete, un fan del casco e assai poco della maschera, anche se ho iniziato negli anni 90 con la maschera, e quindi possiamo, diciamo, fronteggiare con questi mezzi la polmonite più lieve o la RDS più lieve. Mentre in quella più grave dobbiamo utilizzare, secondo questo schema, già la ventilazione invasiva. Poi vedremo, anche io ho elaborato un mio schema terapeutico che è abbastanza diverso da questo. Comunque questo, rifacendosi a quella di Berlino, sotto i 200 già interviene con una ventilazione invasiva. Una ventilazione invasiva che vedete dai parametri è una ventilazione che si rifà allo schema dell'NIH, no? Quindi la ventilazione a bassi volumi correnti con una PEEP che viene normalmente settata sia sul peso del malato, sia sulla gravità della saturazione e del PaO2. E in più, vedete, abbiamo, qui c'è, vi ricordate, lo studio di NIH aveva una tabella che in base alla quantità di ossigeno che bisognava utilizzare per avere degli scambi sufficienti, dava un livello di PIP da utilizzare. E chiaramente prevede anche una profilassi con antibiotici, perché può sovrainfettarsi questa situazione grave e quindi peggiorare ulteriormente la situazione. Se tutto questo non porta a un miglioramento, ma addirittura a un peggioramento del PF, vedete come addirittura dice 16 ore bisogna passare al trattamento estracorporeo, no? Qui non viene tenuto conto, diciamo, dello studio francese sulla pronazione, che si riferiva proprio a pazienti con meno di 150, addirittura la media era intorno ai 100 di PF, che aveva dato invece degli ottimi risultati, risultati che l'estracorporea in realtà non ha ancora né dato né dimostrato, no? Quindi diciamo che tutto questo protocollo mi lascia molto 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 dubbioso. Infatti vedete il protocollo che propongo io, che è molto più legato alla clinica quotidiana ed è stata provata su migliaia di pazienti quotidianamente, in base anche alle risorse che poi gli ospedali si trovano, perché in questa condizione, per esempio, di Covid-19, non è detto che tutti i pazienti che devono essere trattati possano essere trattati secondo questo protocollo. E non tiene conto di tante altre cose, secondo me, come vi dicevo, uno è la pronazione, e l'altro è l'intervento precoce con la NIV o una NIV che può essere tenuta anche su livelli di ossigenazione di scambi molto inferiori a quelli che vengono dati in questa tabella. Vediamo come dai modelli di Sears, che sono, diciamo, la base d'appoggio, il presupposto dell'eventuale poi sepsi fino all'insufficienza multiorganica, vediamo come il sistema infiammatorio può comportarsi in maniere molto diverse, no?
abbiamo qui su come si comporta il sistema infiammatorio normalmente, però vedete come se l'equilibrio tra fattori pro e antinfiammatori non funziona perfettamente, come addirittura può cominciare già a manifestarsi la disfunzione multiorganica, anzi si manifesta la disfunzione multiorganica, che non è detto che arrivi a diventare insufficienza multiorganica, no? Quindi la disfunzione multiorganica è un fattore che può essere, tra virgolette, normale, nella diciamo, evoluzione della SIRS asepsi e sepsi severa, in cui compare appunto la disfunzione organica. Però se il quadro si limita, diciamo, a questo andamento più o meno normale, difficilmente si arriva alla MOF. Mentre, vedete, possiamo avere invece un modo di comportarsi dell'infiammazione che ha vari diciamo, momenti in cui la SIRS, cioè i fattori pro-infiammatori, vedete, hanno due picchi. Hanno due picchi perché c'è una recrudescenza che può essere dovuta a una sovrainfezione, oppure al fatto che molti organi vengono coinvolti nel processo infiammatorio e con peggioramento. Quindi vedete come tenete conto che questi tre studi sono tutti e tre studi praticamente contemporanei, no? Quindi pubblicati in un periodo molto breve e poco distante fra di loro. Quindi non sono studi che diciamo dal passato verso il passato, dal passato remoto al passato prossimo, ma sono studi coevi. Essendo studi coevi, vedete, il doppio l'andamento a più riprese dell'infiammazione che subisce anche un peggioramento, normalmente può portare invece a disfunzioni che vanno oltre la disfunzione multiorganica e possono arrivare, se esauriscono o diventa troppo violenta la reazione infiammatoria, possono portare il sistema a forza di continui diciamo peggioramenti e picchi citochine infiammatorie, può portare fino alla MOF e alla morte del paziente. Oppure esiste un sistema, vedete, un reattivo del paziente, sono tutti diciamo vabbè, lo accendiamo dopo questo. Come vediamo che possiamo avere anche invece un sistema che, vedete, ha un picco pro-infiammatorio, un picco negativo come qua diciamo sostanze antinfiammatorie che è molto minore anche qui rispetto al picco delle sostanze pro-infiammatorie, con un andamento, vedete, che mantiene l'infiammazione su livelli di persistenza, magari non elevatissimi, che però non tendono mai a uscire completamente fuori dalla SIRS. Questo andamento, diciamo, cronicizzante della SIRS, normalmente purtroppo porta all'esaurimento progressivo delle risorse, delle possibilità del paziente di ripresa, porta normalmente fino alla morte. Questi, vedete, sono tre modelli che possono, diciamo, coesistere, cioè non sono modelli e spiegazioni diverse della SIRS normale, ma sono situazioni che si sviluppano in base a vari motivi, all'entità del trauma, per cui l'organismo o diversi organismi possono reagire in maniera diversa all'entità del trauma, e
ci può essere anche l'organismo molto resistente che però ha un trauma di una tale entità per cui il suo sistema con cui sviluppa l'infiammazione è uno di questi tre, può essere anche il sistema persistente e quindi il sistema che lo porterà a morte. Quindi l'entità del trauma, chi subisce il trauma, cioè le condizioni del paziente che subisce il trauma e a questi si può associare una componente di reazione infiammatoria che è collegata con il nostro sistema genetico, nel senso che molti pazienti possono avere dei tipi di risposta, sviluppare dei tipi di risposta diversi, come sono questi tre tipi, indipendentemente dall'entità del trauma. Oppure questi tre sistemi possono svilupparsi invece in pazienti che hanno una modalità di reazione normale ma hanno un'entità di trauma molto elevata. Quindi l'entità del trauma e il tipo di reazione che il paziente ha geneticamente predisposto possono portarci in una di queste tre situazioni. Si è visto che spesso l'entità del trauma, essendo molto violenta, quella del Covid-19 molto spesso porta a un andamento di questo tipo, cioè il paziente sembra migliorare e poi ha dei ulteriori peggioramenti che possono essere di questo tipo, cioè una seconda ripartenza del virus e delle infiammazioni dovute al virus, o una seconda ripartenza che però si mantiene, vedete, nel tempo, Quindi non si ha mai una situazione di ripresa totale. E sembra accompagnare molte volte questo tipo di reazione, sembra accompagnare il virus Covid, cioè il Covid-19. Vedete qua nella forma diciamo persistente in cui c'è stato un trauma molto violento, vedete, si può sviluppare addirittura una MOF precoce con morte fulminante. Cioè non si ha nemmeno il tempo di arrivare a questo tipo di persistenza, perché il trauma è talmente violento che uccide il paziente in maniera fulminante e rapida. Andiamo a vedere questo è un polmone chiaramente ventilato, in cui appunto ci sono le regioni di posteriori, che sono le cosiddette zone dipendenti. Vediamo però quello che abbiamo già visto altre volte, vediamo come il polmone, questa è una fase secondo me molto avanzata, non una fase, in cui, cioè, una fase in cui c'è stata una ventilazione protratta, quindi avanzata di malattia, non una fase precoce. Qui vediamo che il polmone a destra in gran parte consolidato, a sinistra tutto il polmone che è rimasto, anche se in gran parte gravemente consolidato, e le parti chiare non sono parti ventilate, forse qui sì, c'è una rarefazione con una parte iperdistesa e sembra di vedere in alcuni punti una lieve trama polmonare, ma qui chiaramente non c'è più polmone, ma c'è solo aria. Andiamo avanti, entriamo nel cosiddetto circolo vizioso del Covid-19 associato con ARDS, vedete come la fisiopatologia del Covid scatena la reazione infiammatoria, in cui i fattori di rischio, cioè l'età avanzata, la febbre elevata, le comorbilità, le difese immunitarie abbassate, quindi neutrofilia e linfopenia e una reazione infiammatoria diciamo di tipo molto aggressivo ed elevato e con anche dei valori diciamo distruzione cellulare, epatica e cardiovascolare elevata, sono fattori di rischio o conseguenze della fisiopatologia e diciamo, dell'entità del trauma provocata in quell'organismo dal Covid-19. Poi abbiamo tutto il management, cioè come ci comportiamo noi, quindi vedete, riempimento di fluidi e la correzione degli elettroliti, l'uso del cortisonico,
l'uso di una terapia anticoagulante fibrinolitica, no? Che può essere appunto anticoagulante o anche l'aspirina viene utilizzata come terapia precoce, no? Per evitare tutti i trombi, trombosi e microtrombosi che si vedono nel paziente con Covid, e la ventilazione meccanica. E poi c'è l'epidemiologia, no? Del virus che si basa su studi, diciamo, retrospettivi che fa vedere come prevalenza di ARDS nel paziente che è colpito da Covid è circa il 18-20%, no? Quindi tutti questi fattori tra di loro possono potenziarsi, perché cosa succede? Che l'aumento, cioè la presenza di fattori di rischio, un management non fatto in maniera ottimale, un'epidemiologia che ci porta all'SRDS, cosa fanno? Potenziano la fisiopatologia presente, peggiorandola e così via, in un circolo vizioso. Vediamo, Covid-19 più ARDS. Ci sono alcune domande, no? Perché il Covid-19 non presenta spesso, non è sempre un ARDS tradizionale, cioè ha, diciamo, delle caratteristiche diverse dall'ARDS tradizionale. E questo vediamo, oppure l'altra domanda è, può il Covid-19 trasformarsi in ARDS? Ci sono tutte domande che stiamo chiaramente in questo momento ponendoci e che stiamo pian piano tentando di risolvere. Vi ho detto, il Covid spesso si comporta in maniera bifasica, no? Sembra che inizi con un danno lieve da cui si guarisce e si migliora in pochi giorni e poi viene invece una forma più fulminante e rapida, che normalmente non si vede spesso nell'ARDS normale, no? Oppure quella che vediamo è una ARDS o non lo è, e questo purtroppo si può soltanto risolvere il problema attraverso un esame istopatologico, no? Con le biopsie polmonari. La biopsia polmonare ci può dire che tipo di danno provoca il virus e perché sembra appunto questo virus dare dei quadri che sono diversi da quelli dell'ARDS normale, o possono invece essere compatibili con l'ARDS normale, possono esserci tutte e due, diciamo, le componenti, cioè possono esserci casi in cui si ha una ARDS che non sembra essere quella tradizionale per il modo di comportamento e di risposta alle terapie. Può invece manifestarsi come un ARDS normale, quindi con una risposta alle terapie un po' più congrua a quella a cui siamo abituati, e questa è la domanda finale. Proprio questo ci porta a chiederci perché spesso anche nell'ARDS, che sembra comportarsi in modo più o meno normale, spesso la risposta comunque ai trattamenti che sembrano efficaci negli altri tipi di ARDS nel Covid sembrano fallire o comunque ottenere risultati molto molto inferiori. Rischi di fattori, questo è uno studio che viene direttamente da Wuhan in Cina, dove si è sviluppato probabilmente il primo focolaio, e vediamo come questo gruppo, questo studio ha cercato di individuare i fattori di rischio associati con l'ARDS, chiaramente con la morte poi del paziente dovuta all'insufficienza respiratoria grave, no? La domanda appunto era,
quali sono i fattori di rischio che ci portano il Covid a provocare l'ARDS. Chiaramente lo studio, vedete, è retrospettivo, i pazienti sono 201, in cui è stata confermata la polmonite da Covid-19, e andiamo a vedere come il quadro di questi 201 pazienti, cosa dividendoli in coorti per vari tipi di fattori, cosa si è riusciti a capire in rapporto alla domanda iniziale, no? E vediamo come l'età, la neutrofilia, ma soprattutto la febbre alta e l'età sono fattori che possono portare allo sviluppo di ARDS. Quindi in questo studio sembra che in più le preesistenti morbilità, vedete, l'ipertensione e il diabete comunque hanno una probabilità elevata, un hazard rischio molto elevata di portare il paziente dalla polmonite o dalla dispnea, con presenza di polmonite all'ARDS. E vediamo come i fattori che sviluppano, cioè le persone che sviluppano ARDS su questi 201 sono stati circa il 42%. Quindi dalle forme di polmonite più lieve all'ARDS di questi pazienti, vedete, l'età del 201 era da 21 a 83 anni, in cui era stata confermata la polmonite da Covid, e di questi 201 pazienti con la polmonite confermata, il 42% circa hanno sviluppato ARDS. E purtroppo più della metà dei pazienti che hanno sviluppato ARDS sono morti. Qua non ci dicono quanti pazienti. 41% hanno sviluppato ARDS, quindi diciamo 42%, quindi diciamo un'ottantina di pazienti hanno sviluppato circa la nostra ARDS, e di questa ottantina di pazienti circa 40 sono morti. Quindi la mortalità in questo gruppo di pazienti con polmonite, quindi non con sintomi minori, ricordiamocelo sempre. Circa 40 pazienti su 200, quindi circa il 20% di pazienti in cui poi il Covid ha sviluppato una polmonite che è stata poi confermata a livello clinico, radiologico, eccetera, eccetera, circa il 20% sono morti. Quindi i pazienti con polmonite hanno una mortalità piuttosto alta, con il Covid. Chiaramente, per fortuna, non tutti i pazienti sono infettati da Covid hanno una polmonite, ma spesso ci si può limitare addirittura a essere o pazienti praticamente senza nessun sintomo o con sintomi molto lievi, no? Comunque, vedete, questo studio dimostra che almeno tre fattori due comorbidità preesistenti possono tre e tre scusatemi tre comorbidità esistenti e tre fattori possono diciamo facilitare lo sviluppo dalla polmonite all'ARDS. I fattori diciamo di comorbidità in questo caso sono la dispnea, l'ipertensione e il diabete, mentre i fattori di rischio possono essere, appunto, sono l'età superiore a 65 anni, una forte neutrofilia e la febbre elevata. Vediamo in questo caso sviluppo di ARDS. Come vedete, gli alveoli sono tutti. Mostro, vedete, sono gli alveoli che sviluppano queste membrane ialine che
praticamente ostacolano la diffusione dei gas e sono anche una forma, diciamo, di iperplasia rigenerativa. Abbiamo, vedete, ce ne sono parecchie, l'alveolo è completamente organizzato, quindi con sostanza dentro, e vediamo come c'è un'iperplasia dei pneumociti di secondo ordine in questo quadro di ARDS a livello istologico. Andiamo a vedere una lastra, e vediamo come qui abbiamo quasi quasi una quadro di albero in fiore, comunque con un interstizio molto preso e consolidato, qui una consolidazione molto più, diciamo, diffusa a destra dalla parte basale del polmone, ma vediamo che tutto il polmone è in pratica compromesso in maniera più o meno importante. Chiaramente questo è un polmone sottoposto a ventilazione meccanica. Vedete che le parti superiori comunque sembrano essere comunque più aerate rispetto a quelle inferiori. In questo caso vedete si ha una zona in cui il polmone è aerato e nettamente superiore al polmone destro. Vediamo, qui entriamo appunto in base al quadro TAC nelle zone di pazienti che sono appunto in cui il reclutamento è alto e in cui il reclutamento è più basso, cioè passando da 5 centimetri a 40 centimetri di pressione applicata, vedete come il paziente sì, sembra reclutare molto meglio, ma in realtà la zona di consolidamento non viene minimamente o quasi pochissimo intaccata rispetto alle altre zone. Vedete, qua non c'era consolidamento e chiaramente il quadro 45 è migliorato perché la pressione è molto più alta, però la zona consolidata in realtà non ha praticamente risposto al cambio di pressione, mentre qui vedete nella zona in cui la reclutabilità del polmone è molto più alta, il passaggio da pressioni nettamente differenti comunque ha riaperto zone consolidate. Però bisogna stare molto attenti perché qui vedo alcune zone che sono a rischio di iperdistensione e di successivo danno polmonare, come abbiamo già visto in altri quadri radiologici. Qua vediamo affiancati un quadro radiologico, diciamo, di una radiografia standard, e un quadro, il corrispondente quadro TAC. Chiaramente la TAC ci fa vedere molto di più di quello che noi vediamo normalmente nel quadro radiologico, però già il quadro radiologico è diciamo molto significativo e indicativo di una patologia polmonare diffusa a tutti e due i polmoni e piuttosto grave. Di nuovo avviciniamo i quadri TAC è il quadro di corrispondente, cioè, nella radiografia del torace, vediamo come qua si notano soprattutto molto meglio forse che nella TAC, in questo caso, come le zone superiori del polmone siano ventilate in maniera migliore, cioè ci sia più presenza d'aria, non mi pare che ci siano segni di pneumotorace. Sia le zone superiori siano chiaramente aerate e di conseguenza ventilate in maniera nettamente migliore rispetto alle zone posteriori o più basse. Qui abbiamo un taglio TAC che probabilmente non fa vedere bene questo tipo di cosa. Probabilmente tagli più alti, vedete, questo probabilmente è un taglio abbastanza. Siamo a livello della biforcazione della trachea, quindi saremo, non si vede molto male, ma sembra di essere a questo livello, quindi siamo al limite della zona di biforcazione. Fossimo magari qualche strato più in alto, vedremo una situazione polmonare probabilmente migliore di quella che vediamo a questo livello, che dovrebbe trovarsi più o meno a questo livello qua.
Quindi molta attenzione quando guardiamo il quadro TAC al livello delle zone che vediamo, perché il quadro polmonare io faccio vedere della stessa persona, posso farvi vedere un taglio TAC in cui il polmone sembra in discrete condizioni, sembra meno colpito, per esempio, di un taglio magari più inferiore in cui il polmone sembra molto più colpito, sembrano due pazienti diversi. Guarda, invece voi dovete sempre stare attenti a vedere a che livello viene fatto il taglio che vi fanno vedere. Io posso farvi vedere dei tagli in cui non sembra il paziente avere RDS e tagli dello stesso paziente in cui si vede invece una RDS conclamata. Andiamo a vedere, in questo caso vedete ci sono delle reazioni e delle fasi all'attacco, in cui si comincia a notare l'evoluzione fibrotica dopo la fase sudativa o contemporanea alla fase sudativa, l'evoluzione fibrotica del paziente verso, diciamo, quadri che ricordano la fibrosi interstiziale. Guardate qua c'è una grossa bolla che ha una parete piuttosto spessa di reazione fibrotica e vedete come il quadro interstiziale è molto coinvolto da una reazione secondaria fibrotica. Anche qui vediamo delle zone in cui non si capisce, probabilmente c'è ancora un po' di polmone, ma sembra che ci siano delle aree molto rarefatte in cui il polmone praticamente sta sparendo e fa zone di essudazione e zone in cui invece c'è già una reazione fibrotica importante e poi zone di consolidamento, vedete, importante. Questa può essere l'evoluzione dello stesso quadro, vedete come si ha questo tipo di evoluzione in cui il polmone passa da avere zone iperdistese, zone con un grande diciamo, livello di essudazione, zone che si stanno organizzando. Qui abbiamo invece già il danno polmonare e le altre zone non hanno più grande soffusione, ma grande organizzazione in fibrosi. E così abbiamo finito questa parte sulle tipologie di ARDS che possiamo trovarci di fronte. Arrivederci a tutti, chiaramente, a tutti i miei amici, sia vicini che lontani, che mi ascoltate. Ricordatevi due cose. Ecco, all'inizio vi ho dato un'indicazione su quale sarà il motto delle lezioni di quest'anno. Adesso vi dico di coltivare. Dopo che avete sentito le lezioni e dopo che avete anche per conto vostro verificato quello che avete letto, sentito, ascoltato, eccetera, eccetera, e quindi vi siete fatti una vostra idea pratica, clinica, maturata dal lavoro di tutti i giorni, ricordatevi di portarvi sempre dietro due ali come gli angeli, vi potrei dire, no? Un'ala che serve a volare e a poter far bene il vostro lavoro. Un'ala è quella di verificare sempre i vostri dubbi, no? Vedete delle terapie che vi lasciano in dubbio, eccetera, eccetera. Andate sempre a verificare che quello che vi stanno dicendo è una cosa che è applicabile, può essere utilizzata e può essere utilizzata senza particolari pericoli per il paziente, anzi, con beneficio per il paziente, e andate sempre, ricordate sempre che l'altra ala è per fare bene il vostro lavoro e amare il vostro lavoro. Queste due ali vi porteranno, diciamo, lontano. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima lezione che faremo, che vedete, riguarderà finalmente l'inizio delle terapie che vengono proposte, che proporrò per i quadri di polmonite e di ARDS.